Grazie, grazie lo diciamo a Emiliano che sente questo grazie, è vivo in Dio, è vivo in cielo, è qui con noi e quindi sente questo grazie che gli diciamo insieme. Grazie alla sua famiglia e ai suoi familiari che ci fanno l'onore del fatto che possiamo dedicare questo campo a lui. Grazie alle tantissime persone che hanno lavorato da tanto tempo per questa bellissima festa. Sono tantissime anche che nel silenzio, nel nascondimento, nelle cose più semplici hanno preparato tante cose perché tutto questo riuscisse bene. Grazie a tutte le persone che ci sono. Una cosa che mi colpisce tanto di Emiliano è questa, che lui anche nelle persone più fuori regola, più sregolate, era capace di trovare il bene, un punto da cui ripartire. Mi colpisce perché noi non siamo tanto capaci di fare questo. Lui in una montagna di male era capace di trovare la briciola di bene da cui far ripartire tutto. Noi tante volte in una montagna di bene andiamo a concentrarci su una briciola di male. Quindi il suo modo di fare mi colpisce molto. E questa è una rivolta del mondo, c'è un modo diverso di poter vivere. Mi auguro che l'inaugurazione e la dedicazione a lui di questo campo, le esperienze che possiamo vivere qua tutti insieme, ci aiutino a questo sguardo nuovo e diverso sulla vita. Grazie a Emiliano Mondonico e ai suoi familiari e a tutti voi.